Salve, sono Francesco Grasso e vorrei darvi qualche dritta per rendere più gustosi i vostri romanzi. Sì, perché per me scrivere è molto simile al cucinare. E la mia ricetta è sempre la stessa. I migliori sapori nascono dai contrasti. Che voglio dire, dovete cercare di rendere più efficace, più coinvolgente il contrasto tra il protagonista della vostra ricetta, diciamo lui il buono, e invece l'antagonista, eccolo qui il cattivo. Se riuscite a fare in modo che il lettore tifi per l'uno e osteggi l'altro, già siete un pezzo avanti. Però, paradossalmente, è più facile delineare il buono. Il cattivo, invece, è, diciamo, un piatto che va cucinato con maggiore attenzione, con ingredienti giusti e quelli efficaci. E non è che lo si può presentare, non so, con una t-shirt con scritto io sono il cattivo della vicenda, io sono una carogna. Bisogna che il lettore lo riconosca attraverso i suoi comportamenti. Non lo so perché è meschino, perché presenta invidia, perché presenta rancore. Dovete cercare appunto di renderlo credibile. Peraltro se vi guardate intorno di personaggi così ne vedete a sufficienza, basta che prendete esempio. È importante però che nel vostro romanzo il cattivo deve avere realmente la possibilità di prevalere. Ci deve essere un punto, diciamo verso la metà del romanzo, in cui sembra che tutto sia perduto per l'eroe e che il cattivo stia vincendo proprio in virtù delle sue caratteristiche. A quel punto, se avete cucinato bene, il lettore sarà incazzato perché aveva riconosciuto nella vicenda magari le sue stesse esperienze vissute e i momenti in cui lui stesso ha subito dei torti. Così, quando l'eroe poi, con un colpo di scena, ribalta la situazione e vince, sarà anche una vittoria per lo stesso lettore. Tutto qui. Poi aggiungete un po' di pepe, un po' di sale, quanto basta, la soddisfazione sarà garantita. Buona scrittura.